Prepariamo il bagnun di acciughe, una ricetta tipica di Sestri Levante. Prendiamo la nostra acciuga e prendiamo con due dita la testa e tiriamo, verranno via anche le interiora, così. Adesso infiliamo un dito tra la lisca, si sente qua, e la carne e arriviamo fino alla coda. E apriamo a libro in questo modo. Poi tiriamo via la lisca, la stacchiamo qui all'altezza della coda e la tiriamo via. Poi sciacquiamo velocemente l'acciuga sotto l'acqua fredda perché meno acqua dolce prende, meglio è. Ecco, per il bagnù l'acciuga si può anche cuocere con la lisca se vi piace, quindi basta poi richiuderla in questo modo. Invece io preferisco toglierla, così poi si mangia anche meglio, e facciamo in questo modo. Servirà del pane da brustolire, vino bianco, aglio, cipolla, tante belle acciughe fresche, prezzemolo, pomodori maturi, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Una volta pulite, le acciughe le chiudiamo in questo modo. Gli spicchi d'aglio ce ne vorrebbero due, ma io non li digerisco tanto. Comunque ci tolgo l'anima e ne metto uno. E poi tritiamo l'aglio con la cipolla. Tritiamo abbastanza finemente e trasferiamo in una padella o in una casseruola con olio extravergine d'oliva. Prepariamo i pomodori, tagliamo via la calottina, togliamo semi e acqua di vegetazione. E questo non è uno scarto, ma vengono delle bruschette buonissime. Tagliamo i pomodori a dadini. Possiamo andare ai fornelli. Rosoliamo l'aglio con la cipolla. Dopo qualche minuto uniamo i pomodori. Mescoliamo e lasciamo cuocere una decina di minuti. Nel frattempo prepariamo i crostini di pane. Mettiamo le fette di pane nella leccarda coperta di carta forno. E via in forno finché non sono belli dorati. Crostini pronti. E tritiamo anche il prezzemolo. E dopo 10 minuti sfumiamo con il vino bianco. E cuociamo ancora 5 minuti. Mettiamo le acciughe. Bagniamo con ancora un po' di vino. Mescoliamo molto delicatamente per non rompere e aprire le acciughe. Sale, macinata di pepe, polverata di prezzemolo tritato e lasciamo cuocere abbassando il fuoco circa 10 minuti. Un piatto antico nato nel 1800 a bordo dei Leudi che lasciavano Sestri Levante per le loro battute di pesca. Il bagnun si serve praticamente come una zuppetta di pesce.